Ciao fans! Ciao fans, è che quando è adesso? Il giorno prima della partenza. Che sarebbe? Anzi, ore prima della partenza. Sì, ma che giorno è? 13 di agosto 2021. Sì, che è un venerdì. L'unica cosa che volevo che dicessi... Ah, ok. È venerdì, ho appena spento il PC che era l'ultimo giorno di lavoro. Lei oggi era già a casa. Adesso cosa facciamo? Dobbiamo fare le ultime compere per il cibo. Quindi adesso andiamo a comprare da mangiare, per da mangiare domani in nave. Poi... Andiamo a prendere un regalo che domani è anche il compleanno di mia mamma e poi basta, torniamo a casa, vi facciamo vedere che montiamo tutte le valigerie eccetera sulle moto, quindi ci rivediamo tra un paio d'ore che facciamo tutte le commissioni e poi dopo mettiamo le cose. Ciao fans. Many hours later. Bene, sono passate un paio d'ore dal filmato precedente. Luna mi sta odiando. Però è così, bisogna riportare i fatti e quindi bisogna anche fare dei video in momenti inopportuni. Ok. E comunque abbiamo fatto le ultime commissioni, ovvero siamo andati a prendere da mangiare e una cosa per mia mamma, che domani fa gli anni, ma quando vedrete il video in realtà già ho fatto il compleanno. Quindi si può anche dire. E adesso montiamo le borse sulla moto, il telepass, il navigatore. Cioè, adesso prepariamo le moto in modo tale che stanotte, cioè tra poche ore in realtà, quando dovremo partire, niente, scenderemo in garage già con la tuta, che ci metteremo in casa, e andremo verso l'infinito e oltre. Alle 4 del mattino. Molto bello. Quindi detto questo, prendiamo le borse, abbiamo già messo i supporti e ho già messo anche le clip per agganciare la borsa sulla sella e adesso proviamo a infilarle per la prima volta e vediamo cosa viene fuori. Le abbiamo caricate non male, tra l'altro. Allora, quella va di là, questa va di qua. Inizia a infilare il coso. Esatto, quello va qua una. Aspetta che mi incontro. Sì. Le borse, come avete visto anche dal video precedente in cui siamo andati a montarle la prima volta, hanno uno strap qua sopra a velcro in modo tale che rimangano dove sono. Hanno una clip qua davanti di sicurezza, ok. Borse laterali messe con l'aiuto dell'assistente. Saluto assistente. Adesso mettiamo la borsa sopra. Vada, non ci incischi dopo, eh. Mi hai caricato un muro. Ma come fai a salire? Per salire ovviamente devo salire tipo come con l'Adventure, metto il piede e salto. In teoria speriamo di no. Panza, adesso mi sembra su abbastanza bene. Direi che ve la facciamo vedere da un po' più vicino e poi fisso bene lo specchietto della moto di Luna, perché per metterla contro il muro del garage ogni volta dobbiamo sganciarlo e a quel punto lì possiamo salire, farci la doccia, mangiare qualcosa e fare after, perché se vuoi dormire 2 ore. Certo, io dormo. Ah, ok. Sì. After. No. Dormiamo in nave. Sì, certo, infatti. Tutto il tempo l'aspettare sul piazzale senza aver dormito, no? Ok. Allora, la situazione borsa è questa. Ecco qua, un esemplare faunistico di motocicletta. Un esemplare faunistico di motocicletta? Ricchezza! Beh, comunque, le borse sono venute su così, visto dal retro, bella carica, devo dire. È carica come un GS. È carica come un GS, vero? E... Si è abbassata.
Si è abbassato il mono? Mi sembrano montate abbastanza bene, ma solo l'autostrada domani mattina ci dirà se è così oppure no. No, no, che paura. Ma no, ma sì, ma sono tutte montate giuste. Sì, dai. Adesso mettiamo su il telepass, il navigatore e basta. Sono passato davanti. Sei passato davanti, sì. Luna con la torcia LED. Allora, vecchio iPhone che fa da navigatore. Ho usato anche il cavo di ricarica, ce l'ho ancora in tasca. Così montiamo proprio tutto, tutto. E basta. Tra l'altro ringraziamo di nuovo Quadlock per il supporto per il telefono. Supporti montati, navigatore, adesso mettiamo le GoPro anche sulla moto di Luna, ma intanto spegniamo perché sennò non c'è spazio per spostare la moto di Luna da là dietro a qua davanti. Quindi ci vediamo direttamente tra 5 ore. 5 ore che partiamo, quindi saremo on board. Anzi, prima farò un video di Luna con gli occhi così dentro al soggiorno. Che tristezza. No, che tristezza, andiamo in vacanza. Non vedo, ma sono volte in macchina. Vediamo come va stavolta prima. Magari ci divertiamo talmente tanto. Okay. Perché dobbiamo partire già prevenuti? Perché avrei difficoltà la donna. Non andare in bagno, così. Ah, vabbè. Luna, che ore sono che non ho gli occhiali? Era 1:10. Abbiamo quasi finito di preparare tutto, quasi in realtà, perché non è proprio così. Cos'è che ti manca ancora? Cose del bagno. In realtà adesso andremo a dormire 2 ore e mezza e poi sarà ora di alzarsi, perché la prima sveglia l'ho messa alle 3:45. Sei contenta? Boh, io non mi sveglio a quell'ora lì. E tu sei quella più lenta a prepararsi, però. Non mi sveglio proprio. E ti lancio giù dal letto, vediamo. Ci vediamo tra 2 ore e mezza che tiro giù uno dal letto. Ah. Poi volevo fare un'aggiunta per tutti quelli che dicono ma non trattate più solo di moto. Non è mai stato così. Cioè, il canale YouTube ha video che nel 99% dei casi sono giri in moto. Poi gli altri social, sugli altri social facciamo vedere anche il resto della nostra vita. A chi interessa, a chi non interessa c'è sempre YouTube, che sono solo giri in moto, itinerari o no. Quindi le cose sono sempre state così, non è che da adesso. Poi vabbè, il trend Luna Colombo fa cose, quello è diventato popolare adesso, soprattutto su TikTok. Però è sempre stato così, che facciamo vedere la palestra, perché alla fine andare in moto è solo una delle tante passioni che abbiamo, e perché limitarci a far vedere solo quello? Magari possiamo dare spunti anche per altre cose, tipo il tour dei Castelli della Val d'Aosta, ad esempio, che abbiamo fatto di recente.